In che lingua è? Che hai detto francese? Che hai detto inglese? Latino. Latino, latino. Nessuno ha detto che poteva essere friulano. Questo è molto interessante perché le persone, i ragazzi che c'erano oggi erano veramente di una varietà straordinaria di nazionalità. Io credo che veramente poche volte, in poche città, trovo scolaresche così, con ragazzi così di provenienza così diversa. Vincenzo, prego, stiamo attendendo. No, beh, intanto Vincenzo. Stavo dicendo che stamattina ho incontrato i ragazzi delle scuole e c'era una varietà di nazionalità, di provenienze, per cui parlare del ricordo, della memoria, della lontananza è stato un gioco da ragazzi. Veramente è stato un incontro straordinario e i ragazzi hanno compreso subito il senso di questo concerto, di questo spettacolo, di questa serata, che appunto è dedicata al ricordo e alla memoria. Siamo proprio in mezzo al giorno della memoria e al giorno del ricordo. E abbiamo capito che la differenza, tutto sommato, non c'è. Non c'è la differenza, non c'è perché ognuno di noi ha santi i propri ricordi e ciò che noi abbiamo perso nelle diverse situazioni geografiche, culturali, politiche, ha per ognuno di noi un valore profondo ed importante. E quindi è importante che insegniamo alle nuove generazioni a ricordare e a ricordare tutto, a ricordare tutto ciò che è importante nella vita, ciò che è accaduto, ciò che non deve più accadere e ciò che invece dobbiamo fare in modo che accada ancora. Per questo è il bello della memoria, che riesce a essere selettiva e a mettere insieme e a far scegliere, perché la difficoltà delle ultime generazioni è quella di analizzare e scegliere. Le ultime generazioni, purtroppo, avendo a disposizione tante informazioni, rischiano di non avere un filtro. E invece bisogna che scelgano ciò che è importante, ciò che va vissuto e ciò che va ricordato. Che ricordino le cose che appartengono alla propria famiglia, alla propria cultura, ma che sappiano riconoscere ciò che va ricordato delle famiglie e delle culture altrui. E per noi, che siamo in una nazione che per tanti secoli è stata aperta a culture diverse, cosa che ci ha permesso di avere una forte identità pur avendo un forte senso di apertura. Per voi che vi affacciate sul mare, io sono andato a Salerno, un'altra città di porto, quindi sappiamo che cosa vuol dire avere forti le proprie radici, ma riconoscere lo scambio con culture diverse dalle nostre. Ed è questo il senso della giornata della memoria. Non accadranno più gli scandali, le atrocità di chi non ha saputo difendere la propria identità mettendosi dietro all'ordine del superiore. Perché questo è accaduto per tutti coloro che hanno odiato per comando. E noi dobbiamo insegnare a ricordare per non provare sentimenti per comando, ma farci comandare solo al nostro cuore. Ed è questo il senso di tutta questa operazione. Sì, questa mattina abbiamo ragionato sulla memoria, sul ricordo anche dei bambini. Scherzando, ho chiesto a un ragazzino, forse sarà stato di quinta elementare, ho detto: quando eri piccolo, di cosa ti ricordi? E lui ha detto: mi ricordo che mia sorella, e ha raccontato, è stato bellissimo, ha ricordato un episodio di quando era piccolo, la sorella che lo accudiva e quindi ha
ha detto a tutti gli altri il suo sentimento di affetto, di amore verso sua sorella. E da lì siamo partiti a parlare appunto del ricordo attraverso i sentimenti, di quello che ci sentiamo dentro quando ricordiamo del bene e del male, quando ricordiamo qualche cosa del passato, quando ricordiamo la nostra città lontana, quando ricordiamo un amore finito, un amore perduto. E quindi oggi abbiamo veramente, è stata una mattina, i ragazzi hanno compreso perfettamente il messaggio che noi veramente con grande semplicità abbiamo inventato. Il maestro Federico Gon ha ipotizzato ha ragionato su una serie di brani musicali sempre sul tema del ricordo e della memoria, della lontananza, degli affetti. E naturalmente con la nostra complicità, e Vincenzo De Vivo ha spulciato della letteratura e ha tirato fuori tanti episodi, tante cose che ascolteremo questa sera, raccontate e recitate da dei ragazzi, quindi si alterneranno con le parti musicali. Federico cosa ha fatto? Attenzione, non soltanto ha cercato, ma ricomposto, si può dire così, sì. Trascritto la parte strumentale, sì. E anche vocale. Perché ci sono 11 brani che sono diversissimi fra loro, ci sono leader della tradizione classica, ci sono canzoni americane, ci sono canzoni popolari, c'è di tutto dentro. Ovviamente ogni brano è scritto per un tipo di voce, per un organico ben preciso che lo connota nel suo repertorio. Qua bisognava farli cantare e suonare dagli stessi musicisti e dagli stessi cantanti, con delle alternanze. Quindi praticamente non ho fatto tanto lavoro da compositore quanto da arrangiatore, appunto, però ho cercato di dare a ogni brano una connotazione, cioè non è presentato cercando di imitare l'originale, anzi molto spesso è una sorta di sfasamento, perché un po' è il divertimento di chi fa questo lavoro e un po' perché al pubblico, a chi ascolta, un'operazione del genere può amplificare i significati, no? Adesso non vi sto a spiegare nel dettaglio perché poi, come si dice, i prestigiatori non svelano mai i propri trucchi, però funziona così. Fare un'imitazione pedissequa uguale di quel dell'originale mi interessava anche meno. E in sala da concerto, in teatro, interesserebbe anche meno voi. Invece così sentite degli sfasamenti, certi momenti magari vi lascia un attimo perplesso perché conoscete benissimo la canzone ma non fate in quella maniera lì. In certi momenti magari capite l'efficacia subito, però è un gioco di aspettative che tutti i compositori fanno. La musica è arte nel tempo e noi giochiamo col tempo, vi facciamo sentire una nota, magari voi pensate, sapete già cosa viene dopo, invece noi vi freghiamo mettendo altro, la volta dopo credete che l'effetto sia uguale, invece magari vi facciamo sentire l'originale. È un modo di giocare a carte tutti assieme. In questo caso era anche una necessità, perché comunque 4 cantanti più 5 musicisti, è ovvio che non cantano tutti nello stesso momento e non suonano tutti nello stesso momento, sarebbe stata la fanfara di Bersaglieri. Variando sugli organici, c'è qualche solista, c'è qualche duetto, cantano tutti e 4, gli strumentisti non suonano tutti assieme perché in certi brani magari volevo un po' fare un'atmosfera rarefatta, o no? Quindi sottrarre volume, sottrarre colore, e anche questo è un gioco di variazione, altrimenti sarebbe stato un colore unico. E io devo dire che mi sono divertito a fare questa operazione, perché i brani sono completamente diversi uno dall'altro, a parte un paio che si assomigliano in origine, e quindi partire da fonti diverse e diversificarle ancora è un bel modo di impiegare il tempo scrivendo musica. Mi riallaccio e dimentico di essere un compositore e divento un cittadino di qua, perché adesso l'apro e la chiuso la parentesi, mi sobbisiacco, chiudemo, la chiudo, quindi ritorno a parlare in italiano. Un'operazione del genere, specialmente in queste zone, ha i suoi rischi,
che conosciamo tutti. E rischi che mi sono anche stati prospettati da gente che conosco, insomma, no? E io rispondevo sempre nella stessa maniera, perché ovviamente la giornata della memoria e la giornata del ricordo sono due eventi distinti, che però noi abbiamo cercato di unire, secondo le parole che diceva Vincenzo. La spiegazione che davo io era questa. Io avevo la famiglia che abitava, la famiglia dei nonni, dei bisnonni, che abitava nelle casette a Ronchi. Mio nonno mi diceva la stessa roba. Prima si arrivava i tedeschi, ne ha messi in fila e gli ha fatto rastrellamento. Dopo si arrivava i titini, ne ha messi in fila e gli ha fatto rastrellamento. A me basta come spiegazione per riuscire a provare a fare... Una memoria condivisa è difficile. Provare a, come diceva Vincenzo, a far sì che tutte le tragedie non si verifichino più. Ovviamente noi con la musica non possiamo cambiare le coscienze, non, ci proviamo, però il tentativo è quello di dare un segnale, se non altro. Poi ognuno fa il suo lavoro e adesso ritorno a essere un compositore. E tuttavia non sono tutte tragedie, perché anche la lontananza dell'immigrato, dell'immigrante, non sempre si trasforma in tragedia, ma si trasforma anche magari in realizzazione, certo, di un successo oltreoceano. E quindi è bello anche quello che hai trovato. Sì, certo. Voi sentirete una lettera bellissima della fine dell'Ottocento. Sono dei friulani che si sono trasferiti in Argentina. E in Argentina hanno trovato un posto che somiglia fisicamente al proprio paese. E sapete qual è la canzone che si canta subito dopo? È la canzone principe degli emigrati napoletani, Lacrime napoletane. Perché anche noi, io sono nato a Salerno, ve lo ripeto, anche noi dall'altra parte, nel Mar Tirreno, abbiamo vissuto la stessa esperienza di emigrazione. Quindi possiamo accomunarci nel ricordo e nella memoria. È molto bello che sta lettera serena, cioè per ogni famiglia c'è tanta terra quanto ce n'è nell'intero paese. E il cibo che ci c'è. Il cibo che abbiamo mangiato durante i giorni in cui siamo stati sequestrati per la quarantena. Quindi, ed è molto bello anche questo, perché il ricordo, la soddisfazione dopo un lungo viaggio di poter stare tranquilli e mangiare, che era un raggiungimento importante. E poi vi abbiamo voluto dare un'immagine visiva del ricordo e l'abbiamo chiesta a un giovane che è Alexei Zueyu, che è nato in Bielorussia, ma che ormai da molti anni vive in Italia e fortunatamente non sfiora la tragedia che i bielorussi con i russi stanno vivendo per le ragioni che tutti quanti noi conosciamo, e che attraverso la sua fotografia, che è una fotografia contemporanea, ci dà il senso della lontananza, della distanza, di qualcosa che si è fermato come nella nostra memoria. Ci vuoi raccontare come le hai realizzate? Buonasera, sono Alexei. Io per questo progetto sono partito con l'idea di cercare in giro i luoghi che a me mi ricordassero personalmente casa. Davvero da un po' di anni che non torno e non ci posso tornare, però sono convinto che l'architettura è tra i modi più arroganti di manifestarsi dell'umano in un ambiente. E se c'è una cascina, c'è un muro, c'è un'insegna che sta lì perché qualcuno l'ha voluto. E se da 70 anni, da 100 anni, da 50 o da 10 si vede che è abbandonato, significa che quel qualcuno che non serviva non c'è più. E sono andato in giro un po' per Napoli, qualcosa nei miei viaggi in Polonia, nella Pomerania, a trovare i posti che ricordavano una vita, che da un certo stato di abbandono non c'è più. E come prima o poi saranno demoliti, corrotti, però per il momento sono testimonianze, diciamo, viventi, non sono testimonianze
tra mille anni magari saranno studiati dagli archeologi della nostra civiltà e di ciò che ci fu, insomma. E sono immagini tutte in bianco e nero, fatte come in analogico, con il lastre, il soffietto, con il panno nero. E cioè, con la tecnica ottocentesca del daguerrotipo, no? Un po' successivo. Da quando hanno imparato a spalmare la gelatina al buio, sono passati dal daguerrotipo alle immagini in lastre, che hanno il particolare che si fa una foto alla volta, poi c'è il cambio lastra, e l'immagine la componi sotto sopra e girata, cioè specchiata. Che tu, insomma, tu la guardi la scena, la guardi bene con gli occhi, perché il prossimo quarto d'ora la passi montando la macchina. È un processo estremamente meditativo, estremamente solitario, insomma. Poi abbiamo voluto appunto che durante questa susseguirsi di brani trascritti da Federico Ghosn ci fosse la lettura di questi spezzoni di libro, di testi poetici, di cose antiche e meno antiche, e abbiamo trovato anche qui la complicità, la collaborazione di questi ragazzi della scuola, del liceo Buonarroti, istruiti da Luisa Vermiglio, ma comunque con una freschezza straordinaria hanno sentirete come raccontano, come leggono questi testi, che introducono, assieme alla fotografia, introducono quella che è l'atmosfera che poi ascolteremo con la musica e con il canto, no? Sì, non sono soltanto loro, perché avrete delle sorprese, i lettori sono anche a voi già noti. Ed è molto bello, abbiamo scelto questa formula perché non ci fosse un attore, perché non ci fosse qualcuno che legge oggettivamente, ma che ci fosse una comunità di lettori che si avvicinasse a ciascuno di voi e vi leggesse per la prima volta uno stralcio di lettera, una poesia, una testimonianza. E questo è molto bello, perché significa che la memoria può essere stimolata da ognuno di noi, per ognuno di noi. E quindi è molto bello non solo ciò che insegniamo a ricordare noi alle nuove generazioni, ma ciò che le nuove generazioni ci insegnano e che ricorderemo per sempre e che porteremo con noi se c'è qualcos'altro al di là della nostra vita. Sì, questa mattina sempre con i ragazzi abbiamo capito che la memoria di ricordare certi eventi tragici comunque non riguarda soltanto quegli eventi, ma riguarda tutta la storia dell'umanità. Ed è anche un'attualità straordinaria. Se pensiamo ai profughi israeliani che andavano, profughi, schiavi, in Babilonia o in Egitto, poi ho chiesto ai ragazzi: ma ci sono i profughi oggi? I ragazzi hanno fatto l'elenco esatto di tutto ciò che avviene nei quattro angoli della Terra. E quindi questa attualità, quando ricordiamo la memoria di una tragedia vissuta, non è la tragedia soltanto di un popolo, soltanto di una nazione, soltanto localizzato in un certo periodo storico, ma è la memoria di ciò che è avvenuto, che sta avvenendo e che potrebbe anche avvenire. No? La storia che ci insegna qualche cosa. È stato veramente un momento molto, molto bello, perché poi siamo arrivati anche a parlare dei profughi. Abbiamo parlato di profughi di tutto il mondo, poi in Italia e poi è uscita la storia dei profughi istriani, e quindi con l'esecuzione di Vola Colomba Bianca Vola, è veramente un inno, un ricordo struggente di questo evento. E devo dire che i ragazzi sono stati veramente recettivi e partecipi di questa cosa,
soprattutto poi quando abbiamo parlato della memoria, del ricordo, memoria e l'emozione di ciò che le canzoni normalmente raccontano, che è quello dell'amore. L'amore, l'incontro, gli affetti, la fine di un amore, la lontananza. E questa è stata una cosa veramente, no? Quindi la memoria senza tempo, la memoria non è soltanto, ecco, in questo senso noi ci siamo posti tra il giorno della memoria e il giorno del ricordo, ma non può essere soltanto limitato, è limitante ricordarlo soltanto per alcune cose. La memoria del ricordo è la memoria del ricordo di tutti noi che abbiamo sempre e che la musica, una parola, un testo, un profumo ci fa ricordare. E questa è una cosa, è un patrimonio di ciascuno di noi. E su questo i ragazzi si sono veramente ritrovati. Quindi confidiamo che anche voi, in qualche modo, nonostante le trascrizioni del di maestro Federico Gomez. Nonostante, grazie. No, e vi ritroviate anche voi, perché sicuramente ascolterete cose che, beh, insomma, dai titoli è chiaro, insomma, già da Monte Carino, che è una delle canzoni in cui c'è il ricordo di un evento tragico, una montagna qui vicino, durante la prima guerra mondiale, il ricordo dei soldati. Alla fine sono tutti brani straconosciuti. Sì, direi proprio di sì. È stato intenzionale, proprio perché per non dover, insomma, per non dover creare delle distanze fra l'esecuzione appena accennata, poi sentite subito il brano, capite subito di che brano si tratta, anche non avendo una scaletta, non avendo il programma. E proprio perché più è condivisa una memoria musicale, e più suscita in ognuno di noi una memoria propria, perché ognuno di noi ha una canzone sulla quale ha dato il primo bacio, oppure la canzone che gli ricorda la nonna, no? Ecco, ovviamente più è trasversale un repertorio, più è facile che più persone tra il pubblico condividano un ricordo, che può essere diverso l'uno dall'altro, ma che quella canzone susciti qualcosa, no? Sì, quindi alla fine no. Anzi, direi quasi, mi spiace che probabilmente non avremmo il tempo, ma sarebbe bello dopo il concerto poter commentare quello che abbiamo ascoltato. Tra l'altro volevo anche citare la cortesia e l'amicizia nei confronti del professor Raul Pupo, che è uno storico Trieste, dell'Università di Trieste, è uno storico veramente importante per quello che è la ricerca di ciò che è successo in questi ultimi 70 anni, qualcosa di più forse. E che abbiamo avuto il piacere di incontrare e di chiacchierare proprio su questo progetto, lui ci ha incoraggiato in questo senso e purtroppo stasera motivi di salute lo hanno trattenuto a Trieste, non poteva essere qui con noi a condividere questo progetto che ha assolutamente approvato, anzi ci ha incoraggiato, ci ha dato quei suggerimenti. Esatto, poi spunti. Insieme a Vincenzo ci ha permesso di creare questo menu particolare. E Federico Gon ha voluto che si concludesse il viaggio della memoria sul ricordo dell'amore, l'amore perduto. Ma naturalmente, ma Alexei ha voluto dare una nota che in qualche modo è, come dire, guarda avanti. L'ultima visione che avrete, l'ultima immagine, è un cartellone bianco, una pagina bianca che, nonostante la memoria di quello che abbiamo perduto, siamo ancora in grado di poter riempire. Ed è questo l'augurio che vogliamo fare a tutti voi. Grazie Vincenzo, grazie a Federico, grazie a Iota. Proviamoci in sala a ricordarci e a emozionarci. Grazie. Grazie. Thank you.